Queen Love Japan è il nome di questo pop-up store che c'è a Tokyo, qui per una quindicina di giorni, perché qui la settimana prossima suoneranno al Tokyo Dome e io andrò a vederli. E ad Harajuku hanno fatto questo pop-up store, che è due piani e c'è un po' di roba dei Queen. Le magliette, vedete? Questo è una serie di pop-up store che fanno sempre dei Queen qua in Giappone. E che... ah, bello questi, in Germania. Adesso vi faccio vedere poi di sopra. 20.000 yen. Ah, bellina la radio. Però è sold out di già. Il Jenga, il cubo di Rubik. Che carta, bellina. Ah, questo qui Love Japan, e guardate la felpa che è molto bella, con quindi The Greatest Pop-Up Store, è bellina così, però a me di dietro mi piace poco, però non è male questa felpa, comunque. Qui c'è la teiera, le bacchette, beh, le bacchette le compro magari, salgo di sopra, bello. Ah, questo l'hanno personalizzato per il Giappone, bellino. Oh, ecco, questo qua è praticamente, lo trovate anche su YouTube, questo è un documentario che fa vedere le tracce, come è stata fatta Bohemian Rhapsody. Questa è una delle prime foto, guardate, quando sono venuto in Giappone. Tra l'altro Freddie Mercury, quando è venuto in Giappone la prima volta a Osaka, indossava un capo di Missoni. Le cartoline, che in Giappone sono sempre popolarissime, la gente le ha comprato tantissimo. The Greatest Love Song, questa è in Kyoto. La settimana prossima, dicevo, c'è il concerto al Tokyo Dome. Io ho i biglietti che ho speso un sacco di soldi, tipo uno 400 euro e uno 200 euro. Uno è un biglietto VIP e un altro biglietto normale, di alto livello però, perché insomma, questa volta forse è l'ultima volta che vengo in Giappone e forse è l'ultima volta magari che, insomma, che potrò vederli, perché poi magari non tornano appunto in Giappone, quindi ho deciso di spendere di più. Questa è bellina, questa è specifica per il Giappone. Questo è il logo dei Queen, per chi non lo sapesse, è stato disegnato da Freddie Mercury negli anni 70 e rappresenta i segni zodiacali dei membri, quindi il granchio per Brian May, i due leoni per Roger Taylor e John Deacon e la vergine per Freddie Mercury. Vabbè, qui poi ci sono altre magliette, qui in 85, queste sono belle. Sto già fan tour di che anno è questo qui, dell'82, quindi Hot Space. Questa è quella versione con la Disney. Guardate come roba. Sono anche così brutti, sono bellissimi. Qui sono altre cose, tipo il Kendama, che è questo qua, che si vede Freddie Mercury negli anni 70, che gioca sotto la Tokyo Tower con questo gioco qua, che ha visto Yattaman, lo conosce sicuramente. Qui abbiamo... queste sono le rappresentazioni, vedete, di A Kind of Magic, e questo è il logo dello store. E qui abbiamo il testo originale di Radio Gaga, che non è una roba da poco. No, è scritto qua, è una replica, non è originale, è scritto in questo cartello qui che spiega che cos'è, ma è una replica. Questi invece magari sono originali del tempo. Questo qua è originale, una membership card del fans club dei Queen in Giappone. Queste credo siano delle lettere, questo è originale sicuramente. 1976, Merry Christmas con gli autografi dei Queen. Di qua invece sono tutti i dischi, questo è molto bello, presentato mai, ma bello, non so se è in vendita questo, mi sembrerebbe di no. Questo che esce adesso è un Greatest Hits, c'è solo in Giappone, che comprerò prossimamente. Questo è un altro Greatest Hits che è uscito qualche anno fa, con delle canzoni selezionate dai fan, e questi sono i famosi, vedete, CD giapponesi con il lobby, che si chiamano Kami Jacket, molto, molto ricercati questi, soprattutto quelli più vecchi. Questa è Love Magic, qui On Fire, vedo Life Killers, Pet Odeon, eccolo qui. Questo è l'ultimo che è uscito con Adam Lambert. Sono anche i DVD, questo è G-Wells DVD, non sapevo neanche che ci fosse, francamente, non ce l'ho. Live at Wembley. E qui ci sono i libri, questo è molto bello, tra l'altro è in vendita con questo Music Life, però questi sono gli scatti di Freddie Mercury fatti da Neil Preston ai Queen. Neil Preston, qui si vede meglio di qua, è quello che ha fatto questa foto qui. Qui insomma una delle foto più famose di Freddie Mercury dei Queen. Qui invece che abbiamo... ecco, vedi? Quello, vediamo se c'è quello che dicevo prima della foto. Questa è la prima volta che sono venuto in Giappone, sotto la Tokyo Tower facevano la cerimonia del tè. Questo è Freddie Mercury con un kimono,
In una di queste volte qua, appunto, indossavo una giacca di Missoni. Ci sono delle foto famose al castello di Osaka, ma adesso qui non ci sono. Cioè, non la trovo, ma insomma, cercando su internet magari ve la metto. La roba non è brutta, però per esempio avrei comprato volentieri questa felpa, però scritto così, guardate parte, mi piace poco. E comunque costa 60 euro questa felpa. Le magliette... Per esempio anche questo qua, questa cosa scritto The Works, però di dietro Queen, This World We Create, cioè non è che mi piace molto. Questa qui non è male, però comunque costano tanto, Qui i Queen si fanno pagare qua. Questo era il negozio dei Queen qui a Harajuku, un po' caro, non ho comprato niente perché ho la casa piena di roba che non metto e di gadget che poi non uso. Però comunque non è male, vengo sempre in questi posti a vedere se c'era qualcosa di interessante. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.